Buonasera, grazie naturalmente, grazie di cuore per aver aderito all'invito che il Centro Culturale Sette Torri per il Terzo Millennio vi ha fatto pervenire. Con questa noi concludiamo l'anno. È stato un anno, il 2019, piuttosto intenso dal punto di vista di attività espletate da parte del nostro Centro di Cultura. Vediamo se qualcuno di voi sa quante ne abbiamo fatte. Tu zitto, Tu zitto. Dimmi tu. Sette? Aggiungere 10. 17 sono state le attività. Questa è la 17esima, guarda, 17 proprio, diciamo, ma comunque non la concludiamo col 17 perché la 18 sarà il GLOM che verrà, che è in fase di pubblicazione, verrà distribuito a partire, credo, già da domenica prossima per le festività di natalizie. È stato un anno, come dicevo, intenso. 17 sono le attività che abbiamo sviluppato quest'anno, che si sono anche aumentate dal punto di vista qualitativo. Stasera poi abbiamo anche il professor Saccardo che ci ha elevato il livello a questi livelli qua, più alto ancora. Tu non stavi ecco, che ringraziamo per la sua partecipazione. Lui si offre sempre, quando la sua disponibilità è totale. È lui che ci propone e noi siamo sempre ben contenti di accogliere qualsiasi suo invito e qualsiasi sua iniziativa. Quindi questa sera io ringrazio di nuovo il professor Saccardo, scelgo letteralmente e subito la parola perché i tempi sono contingentati e quindi... Scusate, io preferisco stare in piedi, no? Perché mi sono andato a scuola. Non abbiamo il tempo che abbiamo, come ho detto, faremo insomma le cose più importanti, no? Giacomo Leopardi, anche approfittando che quest'anno sono 200 anni proprio della stesura dell'infinito, no? Che è uno dei più belli e più conosciuti, sempre caro mi fu questo Emocolle, e allora approfittando di questo... E del quale sul numero di Glon che andrete, vi verrà consegnato, andrete nell'edicola a trovare, c'è una versione in friulano dell'infinito, accanto alla quale abbiamo individuato su internet la prima stesura dell'infinito autografata da Giacomo Leopardi, quindi con la sua calligrafia, e quindi sono messe a confronto le due versioni. È interessante, questo non lo sapevo, una cosa nuova. Bene, Giacomo Leopardi, penso che tutti insomma in qualche maniera sanno chi è stato. È nato a Recanati nel 1798 ed è morto a Napoli nel 1837, quindi a 39 anni. E Giacomo Leopardi è nato proprio in questo, lui lo chiama natio borgo selvaggio, no? Recanati, che adesso se io sono stato è molto bello, una bella cittadina. Ecco, no? E per lui a quel tempo probabilmente era un paesotto, no? E non si è trovato assolutamente bene. Ecco. Anche perché in pratica la sua famiglia era una famiglia molto ricca, no? Ma anche, insomma, anche di grande cultura. Il padre Monaldo aveva una bellissima enciclopedia. Adesso si può anche andare a visitarla ed è bello vedere tutti questi libri, perfino la poltrona dove Giacomo si sedeva e studiava. Perché lui in questa enciclopedia, in pratica in questa biblioteca, con questa enciclopedia, questi libri, lui si è, diciamo, innamorato della cultura e a 14-15 anni sapeva già latino, greco, ebraico, lingue moderne, insomma lui si era saziato di questi libri. Purtroppo il padre, come a quei tempi si usava, molto distaccato dal figlio, anche perché aveva idee un po', potremmo chiamarli reazionari adesso, cioè un po' era nello stato pontificio, quindi stava dalla parte del Papa che era un po' reazionario a quei tempi, cioè contrario alle idee nuove, e Giacomo ha sofferto tantissimo. In più la madre, Adelaide Antici, era una donna freddissima, ecco, lui ha sofferto tantissimo della mancanza di affetto della mamma. E si è trovato un po' assieme ai fratelli, Paolina, Carlo, poi altri due che sono morti appena nati, però lui ha sofferto tantissimo perché, se avete un bambino, ha bisogno più dell'affetto che forse del pane. E per questo, insomma, lui, io penso che tutta la sua poetica così pessimistica, così terribile, sia dovuta anche al fatto di questa mancanza di affetto,
ecco, e di, diciamo, lui è una persona sensibilissima, no? Per cui capite che il bisogno di sentire questo amore purtroppo lo ha portato a conseguenze veramente terribili nella sua concezione anche filosofica, perché oltre che essere un grande poeta anche un grande filosofo. Nello Zibaldone, questa raccolta di pensieri, lui scrive tantissime cose che fanno molto pensare, molto ragionare, ecco. Anche se ha un, diciamo, delle conclusioni naturalmente opposte alle mie, per questo io non è che, anzi lo stimo ancora di più, perché mi piace quando uno ha idee anche diverse dalle mie, mi piace confrontarmi, discutere, parlare, perché è importante imparare sempre. Ecco, allora partiamo subito, diciamo, dall'Infinito, che è una delle prime poesie scritta nel 19, e in cui lui ancora non ha quel pessimismo che vedremo terribile che avrà dopo, ma vive ancora di sentimenti, no? Allora lui si immagina di essere su questo colle, che io non ho trovato più alle cannate, probabilmente avranno costruito chissà che cosa, e su questo colle lui immagina, insomma, di vedere qualcosa di lontano, di infinito. Ecco, il concetto dell'infinito è presente in lui, ma un infinito indefinito, non è un infinito come può essere per esempio per un credente che l'infinito è Dio, no? Però invece è qualcosa di incomprensibile, però di esistente. E allora scrive questo idillio, che è uno dei primi, si chiamano idilli perché sono poesie molto semplici, molto campestri. E lui allora comincia, diciamo, la sua poetica proprio con questo idillio, scritto in endecasillabi, sciolti, cioè senza rima, sono 15 versi, ma sono di una bellezza, di una profondità, di un sentimento straordinario. Ora ve lo leggo, e comincia così. Sempre caro mi fu quest'elmo colle, e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva il suon di lei. Così, fra queste immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi dolce in questo mare. E quindi vediamo questo sentimento proprio di qualcosa che va al di là, che lui non riesce a vedere, ma che c'è, questo infinito. E notate i due verbi che di solito a scuola non si ricordano, ma sono molto importanti. S'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce. Quindi il suo pensiero si annega, sono due verbi negativi, perché annegare vuol dire andare sotto. Poteva dire: così fra queste immensità io nuoto, ecco. Poi è il naufragar, anche il naufragio è un fallimento. Quindi già nel 1819 lui già pensava che c'era qualcosa che alla fine non andava bene, e parla appunto di annegarsi e di naufragare. E questo è, diciamo, l'inizio di quel pessimismo che sarà atroce. Ecco. Qui è ancora sentimentale. Poi avrà un pessimismo storico, cioè lui capisce che il mondo attorno a lui è un mondo deleterio politicamente, moralmente, e poi passerà perfino al pessimismo cosmico, cioè dirà a un certo momento che non è solo il male che la gente fa, ma il male sta niente meno che nella natura, la quale terribilmente ci ha creati per farci soffrire. Questo è il suo concetto. L'uomo che desidera il piacere, che desidera qualcosa di grande, di bello, alla fine si scontra proprio con la natura, la quale ci prende in giro, ci fa vedere tante belle cose. Vedremo ad esempio nel Sabato del Villaggio e anche nella Quiete dopo la Tempesta, no? Ci darà delle soddisfazioni che sono soddisfazioni fasulle, perché noi siamo destinati a soffrire e a morire. Anzi, dirà a un certo momento, nel famoso canto notturno di Pastor Dante nell'Asia, sia in covile che in cuna, funesto è per chi nasce il di Natale. Cioè, chi nasce è funerale. Mentre noi facciamo feste, mettiamo i nostri bei fiocchi, no, fiocchi, eccetera, per lui il nascere vuol dire la cosa peggiore che possa capitare. È un funerale. Voi capite che è pesantissimo questo.
e io come insegnante, parlando ai giovani, cercavo di stare attento, vi dirò come concluderò questi concetti, perché sa, i giovani bisogna stare un po', no? Essere sempre prudenti nel parlare. D'altra parte, Leopardi, Leopardi, come si fa a spiegare letteratura italiana senza parlare di Leopardi? Leopardi è un colosso, no? È un straordinario. Bene, questo è l'infinito. Poi, ecco, dunque, lui capisce che alle Canati non si può stare. I genitori non lo vogliono lasciare andare via. Finalmente nel 21, due anni dopo l'infinito, ottiene il permesso di andare a Roma. Va a Roma e a Roma gli cadono le braccia. Proprio. Perché? Perché vede, non so se adesso io ho qualche anno che vado a Roma, ma da quello che si sente dire, no? Fra i monditi, dove vai, non so se lui aveva questo. Certo che Roma per lui fu una delusione atroce. Vide la tomba di Torquato Tasso abbandonata, Torquato Tasso, un grande poeta del Cinquecento, no? Vide un comportamento orribile da parte anche dell'autorità ecclesiastica, insomma, torna a Recanati più avvilito di prima. E allora ecco che, tornando appunto a Recanati, egli scriverà, comincerà a comporre i cosiddetti grandi idilli, che sono veramente idilli di sofferenza, di delusione e di amarezza. Perché? Perché lui dirà a un certo momento quali sono le uniche soddisfazioni che ci dà la natura. Quella di aver scampato un pericolo, ricordiamo tutti il terremoto, no? Anche se cadevano le case, perlomeno o sui vivi, diceva la Gemona. Cioè, ma che piacere è quello di avere, di sapere, di aver superato un guaio, no? Il vero piacere è essere qualcosa di positivo, non di negativo. Poi l'altra negazione che ci dà la natura è il sabato. Il sabato, il celebre sabato del villaggio, il sabato è una giornata bellissima, no? Perché? Perché sabato, infatti lui dice la donzelletta viene dalla campagna, questo quest'altro. Però dice attenzione, dopo sabato viene la domenica, e la domenica diman tristezza e noia, recheranno l'ore e al travaglio usato ciascuno in suo pensiero farà ritorno. Cioè la domenica è un giorno bruttissimo, non solo perché perdono i mesi, diremo noi, no? Ma è brutto perché? Perché dobbiamo pensare al domani, no? Al domani che è di nuovo una settimana di lavoro, di fatica. Allora dice, ma sono queste le soddisfazioni che la natura ci dà? Da una parte perché abbiamo scappato il pericolo, poi perché attendiamo quel giorno, ma dopo che arriva siamo delusi più di prima. Questa è la realtà. E allora ecco, vi leggo la famosa La sera del dì di festa, in cui lui sente che la gente si... Un'altra cosa importante, Leopardi comincia sempre le poesie in modo molto sereno, parla di questo, di quello, le campane che suonano, poi va nel pessimismo atroce. E anche nella sera di festa lui comincia bene, immagino di parlare anche a una donna, lui ha avuto difficoltà con le donne, no? L'ultima poi, la fallita Gioni Tozzetti, è stata la sua delusione, no? Per cui lui si era innamorato di questa fiorentina, la quale probabilmente ha capito per stare con questo uomo qua che mi parla solamente di dolore e di sofferenza, no? E lui ha una terribile delusione, per cui sembra che abbia anche con quello favorito la morte a Napoli. Certo che anche quando vedremo la famosa poesia Silvia, no? Questa ragazza che abitava di fronte a casa sua, che è morta giovanissima di tubercolosi, anche lui la immagina, la vede, però non è capace di muoversi, ma insomma non c'è mica proprio tanto brutto, lui si considerava brutto, no? Sì, aveva un po' di gobba, aveva gli occhi che non funzionavano bene, ma insomma ci sono tanti, insomma come uomo poi aveva un intelligente, bravo, simpatico, sentimentale, e poi avevi anche la possibilità, diciamo, non eri proprio l'ultimo, eppure niente da fare. E allora dice, guardate l'inizio, no? Della sera, la sera della domenica. Dolce e chiara è la notte senza vento, e quieta sopra i tetti in mezzo agli orti posa la luna, e di lontano rivela serena ogni montagna. O donna mia, teorica, no? Già taci ogni sentiero, e per i balconi rara traluce la notturna lampa. Tu dormi, che t'accolse agevol sonno nelle tue chete stanze, e non ti morde cura nessuna, e già non sai né pensi quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. Tu dormi, io questo ciel che si benigno appare in vista a salutar m'affaccio, e l'antica natura onnipossente che mi fece all'affanno. La natura lo fa all'affanno, al dolore.
A te la speme nego, mi disse, anche la speme ed altro non brilli gli occhi tuoi se non di pianto. Questo di fu solenne, orda trastulli prendi riposo, e forse ti rimembri in sogno quanti oggi piacesti e quanti piacquero a te, non io, non io già che speri al pensiero ti ricorro. Intanto io chiedo quanto viver mi resti, e qui per terra mi gento e grido e fremo. O giorni orrendi in così vere d'etate, ahi per la via odo non lunge il solitario canto dell'artigian, che riede a tarda notte dopo i sollazzi al suo povero ostello, e fieramente mi si stringe il cuore a pensar come tutto il mondo passa, e quasi orma non lascia. Ecco, è fuggito il di festivo, e al festivo il giorno volgar succede, e se ne porta il tempo ogni umano accidente. Ma dov'è il suono di quei popoli antichi? Dov'è il grido dei nostri avi famosi, il grande impero di quella Roma e l'armi, il fragorio che andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio, e tutto posa, e più di loro non si ragiona. Nella mia prima età, quando s'aspetta bramosamente il di festivo, col poscia che gli era spento io doloroso in veglia premea le piume, e alla tarda notte un canto che s'udia per i sentieri lontanando morire a poco già similmente mi stringeva il cuore. Ecco, questa è una sofferenza sua personale, capite, che è caratteristica in quanto persona, mentre dopo, vedremo in qualche altra sua poesia, il dolore sarà un dolore collettivo, qui dalla causa a se stesso, no? Come mai l'artigiano ritorna contento, la donna è contenta, tutti sono contenti perché la domenica l'hanno passata bene e io invece devo stare lì a soffrire? Allora pensava di essere lui, mentre dopo invece si accorgerà, o lui pensa, che siano tutti gli uomini che soffrono, perché la vita è un'autentica sofferenza, dice. E qualcuno mette vicino a questa, diciamo, questa sofferenza personale anche il famoso passero solitario, no? Gli uccelli in genere sono tutti assieme, no? Lui invece vede un uccellino, un passero che è solo, e allora paragona la solitudine del passero alla sua solitudine, e qui anche qui, insomma, sebbene i critici dicono che è stata fatta qualche anno dopo, no? Anche perché da un punto di vista metrico qui abbiamo endecasillabi e settenari, cioè 11 sillabe e 7 sillabe, mentre nelle prime poesie erano tutte endecasillabi. Però, insomma, io penso lo metto vicino alla sera del Dì di festa, perché c'è questa sofferenza personale, no? È come se uno stesse lì, no, a pensare le sue sofferenze e sono io. Quindi dice, come sono io che soffro, c'è anche un passero che soffre. Con la differenza che mentre l'uomo soffre e sa di soffrire, gli animali soffrono ma non sanno di soffrire perché non hanno l'intelligenza come l'abbiamo noi e il pensiero. E allora comincia, no? Dice, din sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Ed era l'armonia per questa valle, vedete l'inizio così bello. Primavera d'intorno brilla nell'aria, per i campi esulta, sì che a miracola intenerisce il cuore. Or odi greggi belar, mugir armenti, gli altri ugelli contenti a gare insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Il passero che sta da solo, come leopardi sta da solo. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te german di giovinezza amore, sospiro acerbo di provetti giorni, non curo, io non so come, anzi da loro quasi fugo lontano, quasi romito e strano, al mio loco natio passo del vivere mio la primavera. Questo giorno che ormai cede alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre cane che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e il cor s'allegra. Io solitario, in questa remota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugi in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria fica mi fere il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno cadendosi di legua, e par che dica che la beata gioventù viene meno.
tu, Solingo, Gellin, e si rivolge l'uccello adesso, no? Veduto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, perché di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, guai diventar vecchi per lui, quando muti questi occhi ad altri cori e non fia voto il mondo e il di futuro, il di presente, più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei? Che di me stesso? Ai, pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Ecco, qui capisce che la causa è sua, no? Perché? Perché, insomma, muoviti, santo cielo, è possibile che tu non possa andare anche tu a fare un po' di festa con i tuoi amici? Certo, tu sei un uomo di cultura, sai di greco, di latino, di ebraico, no? Gli altri dice, no, sapevano leggere e scrivere, però insomma ci si diverte assieme. No, lui è chiuso. E dopo questa chiusura personale passerà alla chiusura totale, cioè non solo lui, ma tutti soffrono, perché la natura ci ha fatto soffrire. Questa è la realtà. E allora ecco che c'è la diciamo, famosa poesia La quiete dopo la tempesta, cioè dopo aver passato un terremoto di quei giusti, tutto è tranquillo. Però per lui, mentre la gente è contenta di aver superato le difficoltà, lui dice, ma cosa siete, non vedete che vi ha fregato la natura? Vi fa contenti solo perché avete superato? Ma è questo quello che voi dite amore, quello che voi dite gioia, quello che voi dite Dio? Perché lui naturalmente nomina mai Dio, ma logicamente si capisce che lui, anzi, in un certo senso, vi dicevo ragazzi, è antiteista. Cosa vuol dire? Lui è nemico di Dio, no? Perché proprio considera la natura, quindi forse per paura, perché a quei tempi poteva rischiare grosso, no? Ma considera la natura come la divinità, no? Per cui se ci fa soffrire, quindi, no? Sarebbe meglio che neanche esistesse più piuttosto, ma siccome esiste e ci fa soffrire, sia e avanti. Questo qua, insomma, veramente terribile, no? Però, capite, insomma, fa tenerezza, ecco, no? Perché si vede che è un animo grandioso, un uomo di grande cultura, di grande onestà, di grande serietà, perché lui girerà, andrà a Milano, andrà a Bologna, andrà a Firenze, andrà a Pisa, dove si trova bene perché c'è un bel clima, dirà, no? Poi finirà a Napoli, anche a Napoli si trova benissimo, questo amico Ranieri, no? E la Torre del Greco, dove scriverà la Ginestra, insomma, certamente ha la possibilità di morire, però per lui, insomma, c'è solo sofferenza. Ecco, e allora se la prende perché Silvia, questa ragazza, che dunque se si va a Recanati si vede il palazzo, un bel palazzo, quello dei Leopardi, un po' più sotto nella piazza c'è questa casa, diciamo, contadina, e lì doveva essere questa Silvia, questa ragazza che lui, mentre studiava nella biblioteca del palazzo, sentiva cantare. Allora se la senti cantare e canta bene e ti piace, perché l'avrà anche sghicciata, no? Perché non vai giù a dire buongiorno Silvia, come va? No, lui rimane là, quasi a riguardo, a paura. Solo parla di lei quando Silvia è morta. E allora dice, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieta pensosa e limita. Scusa, mi commuovo perché... Insomma, si vede questo uomo, no? Che vede questa ragazza, no? E parla di lei, no? Ma deve parlare dopo che è morta, ma perché non hai parlato prima quando era viva, no? E dice, suonava le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allora che all'opera femminile intenta sedevi, sei contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così passare il giorno. Io gli studi, talor lasciando le sudate carte ove il tempo mio primo e di me si spendia la miglior parte, di sui veloni del paterno ostello porgia gli orecchi al suono della tua voce e dalla man veloce che percorria la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortale non dice quel che io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana al fato? Quando soviemmi, dico tanta spera, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato,
e tornami a lui la mia sventura? Oh natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molcire il cuore la dolce lodo delle negre chiome, o degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavan d'amore. Anche per io fra poco la speranza mia dolce, gli anni miei anche negare i fatti la giovanezza. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata spelle. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, le opere, gli eventi, o dopo tanto ragionarmi insieme? Questa è la sorte delle umane genti? All'apparir del vero tu misera cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Straordinario, no? Perché immaginate, no? Questo giovane pieno che non è capace, insomma, no? Proprio una tenerezza enorme, no? Gli direi, va fuori, diciamo, vai fuori, vai a... anche tu, niente da fare. E allora ecco che vediamo, per tirarci un po' più su, il sabato del villaggio, che penso tutti conoscono, che per lui però è sempre una cosa negativa. Perché? Perché il sabato non fa altro che anticipare la domenica, sì, però la domenica come sarà? Io direi, goditi intanto il sabato, no? Niente da fare. E allora comincia, no? Anche qui in forma, la donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde siccome suole ornare, la si appresta di mani al dì di festa, il petto e il crine, quindi si prepara tutta per la festività, la ragazzina. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando fin dal suo buon tempo, quando al dì della festa la si ornava, e ancora sana e snella, solea danzare la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, torna all'ombrigine dei colli dei tetti, al biancheggiar della recente luna. Or la squilla da segno della festa che viene, e a quel suon di resti che il cor si riconfortano, savide di sere, no? La famosa campana, la famosa... canto anche friulano. I fanciulli gridando sulla piazzola in fronte e quella saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede la sua parca mensa fischiando il zappatore, e secco pensa al dì del suo riposo, no? Poi quando intorno è spinto in altra faccia tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega la lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opera, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia recheranno l'ore, e al travaglio usato ciascuno il suo pensiero farà ritorno. E qui si rivolge ai giovani, garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno di allegrezza pieno, giorno chiaro e sereno che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo', ma la tua festa, ch'anco tardi a venire, non ti sia grave. Ecco, qui sembra quasi qualcosa di positivo, no? Però ugualmente dice, no, sì, godi pure, no? Perché? Perché domani non ci sarà possibilità di godere, ma sarà profonda tristezza. Ecco, questo è sicuramente un pensiero un po' bello, forte, che sembra di sentire... Lorenzo il Magnifico quando dice quanto è bella giovinezza che se infugge tuttavia chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza, cioè la giovinezza è bella, godela perché domani non sai quello che succede. E qui insomma Leopardi un po' imita, ecco, no? Questa idea, no? Che però lui non è stato capace di attuare, no? E per questo che ti farebbe voglia di dire, no? Di dire muoviti. Come siamo col tempo? Vai, tranquillo. Dunque ci sarebbe anche la quiete dopo la tempesta, ugualmente come il sabato del villaggio, in cui questo è più pessimistico perché dice noi siamo felici del male che abbiamo superato, però siamo ugualmente infelici. Passate la tempesta. Odia uccelli far feste la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso.
bellissimo. Quando ci hanno insegnato questo? Sì, che è la gallina perfino, no? Ma pensate che no, proprio si vede un animo gentile, lui che galline forse le avrà viste solamente a tavola, no? Perché essendo nobile non aveva certo bisogno di andare a sulle galline, però ecco, gli dice: ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato, perché è passata la tempesta. L'artigiano a mirar l'umido cielo con l'opera in man cantando, farsi in sull'uscio, a prova in folla femminetta, accorde l'acqua della novella piova, e l'erbaiuolo rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride per l'ipoggi e le ville, apri i balconi, apri terrazze, dolce la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinio di sonagli, il carro stride del passeggero che il suo cammin ripiglia. Ecco, vedete proprio. È una descrizione bellissima, no? della vita che riprende dopo la tempesta. Infatti dice: si rallegra ogni cuore, si dolce, si gradita quando è comor la vita, quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opre, o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi ben si ricorda, piacere figlio d'affanno. Questa è una frase terribile, no? Il piacere è frutto dell'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore, onde si scosse pavento la morte, chi la vita abolia, onde in lungo tormento, fredde, tagite, smorte, sudare le genti e palpitare, vedendo, mossi dalle nostre offese, folgori, nembi e vento, e la tempesta. O adesso si rivolge alla natura, ma in modo ironico. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi diletti sono che tu poggi immortali? Uscir di pena è diletto fra noi, cioè quando si riesce a scappare dalle sofferenze è già una bella gioia. Pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacere quel tanto che per mostre il miracolo talvolta nasce da fatto è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirarti lice da alcun dolore, beata te se d'ogni dolor morte risana. Fortunati quelli che muoiono. Dura, eh? È pesante, d'altra parte insomma, è così, no? E queste erano le sue idee. Come? Sue e queste erano le sue idee, no? E d'altra parte lui proprio qui è tutto Leopardi. Ecco, e vorrei concludersi, perché c'era tante in modo per andare fino in fondo, il famoso canto notturno di un pastore errante nell'Asia. Lui, intanto lui, non so, ha una simpatia particolare per la luna, ha scritto alla luna, il tramonto della luna, e anche qui immagina che un pastore col suo gregge, che gira per i deserti dell'Asia, di notte guardi la luna e parli con la luna, e con la luna dice tutto quello che pensa, e cominciano: che fai tu luna in cielo, che fai silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare in sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirare queste valli? Vedi, se, insomma, cose quelle sempre quelle. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non mi spera. Il pastore non fa altro che girare con le sue pecore, con le sue bestie. Dimmi, o luna, a che vale al pastore la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Ma cosa stai a fare, luna in cielo? Cosa sei a fare? No? Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa, e sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolare dell'essere nato. Non ma solo a consolarlo: guarda, sei nato, povero disgraziato che sei, purtroppo, secondo Leopardi, no? Pensate che concetti che ha, no? Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via per sempre con atti e con parole studia si fargli core, e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla loro prole. Ma perché dare al sole, perché reggere in vita che poi in quella consolar convenga?
Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse per mio dir poco ti care, se lassù te ne frega altamente di quello che io penso. Pur tu, luna solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia questo morire, questo supremo scolorar nel sembiante, perir della terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia? E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattino, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, quel suo dolce amore ride la primavera, a chi giovi l'ardore, a che procacci il verno con i suoi ghiacci, insomma, cosa servono le stagioni? Tu solo l'una sai. Mille cose sai tu, mille di scopi che sono celate al semplice pastore. Spesso quando io ti miro star così muto in sul deserto piano, che in suo giro lontano non c'è confina, ovvero con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arde le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle, cosa servono le stelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno? Che vuol dire questa solitudine immensa? E io chi sono? Così meco ragiono. E della stanza smisurata e superba dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar di tanti moti, d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornare sempre là donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto, indovinar non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri che dell'essere mio frale, qualche bene o contento avrà forse altri. A me la vita è male. E si rivolge al gregge. O greggia mia che posi, o te beata che la miseria tua credo non sai, quanta invidia ti porto. No, invidia perfino gli animali. Non sol perché d'affanno quasi libera vai, con istento ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sopra l'erbe tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. E io seguo sopra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra, la mente uno spron quasi mi punge, sì che sedendo più che mai son lungi da trovare pace o loco. Eppur nulla bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu godo quanto non so già dir, ma fortunata sei. E io godo ancor poco, greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo oziosa s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale, la noia. E conclude, forse, se avessi io le ali da volar sulle nubi e noverar le stelle a una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse, attenzione a queste parole, o forse erra dal vero, mirando la tua sorte il mio pensiero, forse, in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, funesto è per chi nasce il di Natale. Veramente, veramente, veramente una cosa terribile, no? Fortissima. D'altra parte, cosa volete che mi dica? Questo è Giacomo Leopardi. E come ripeto, era, diciamo, tranquillo. Non penso che lui soffrisse per la sua malformazione fisica, certo. Che lui è espletato, perché lui è stato. Da gesuiti è stato tirato su, certo, e sì. da abate, quindi il Dio, e poi ha fatto anche astronomia, se non sbaglio. Sì, il problema è che appunto la sua educazione fu un'educazione retrograda, no? Cioè, infatti la madre era una bigotta, come sì, dice, no? Sì, sì. Solo preghierine, però mancare, sì. Insomma, ciò che conta è l'amore, l'affetto che dà, sì, e non tante, un po'... tante, sì, capito? Quindi lui proprio poi è educato nell'ambiente clericale, no? Da che sta stata fatta lei, suo padre. Sì, però insomma aveva la possibilità, perché poi ha pubblicato e gli hanno dato anche soldini a Giacomo, sì. Ma lui senz'altro ha avuto questo inizio terribile, no? Che poi non è stato aiutato da nessuno, no? Ah. E questo insomma io a un certo momento dico, no? Insomma, che cosa è mancato, no? Allora dicevo agli alunni,
ragazzi, dite voi, secondo, che cosa è mancato a Leopardi? Allora, due cose, ve lo dico io. Prima di tutto, la fede. Senza fede, purtroppo, non si va avanti. Guardate, io qua ho alcuni pensieri bellissimi di alcuni grandi filosofi atei. Guardate che concetto hanno della vita. La realtà è volontà cieca ed è irrazionale. La vita è male. Schopenhauer. Nietzsche. L'universo è irrazionalità. Tutto è irrazionale. Cioè, proprio tutto è 2 più 2 fa 5, ecco, per modo di dire. Heidegger. La vita è angoscia, senza speranza. Sartre. La vita è nausea, è assurda. Leopardi. La vita è felicità, perché l'uomo, ha detto, quando nasce è un funerale. Moravia, la solitudine è la pena e il destino dell'uomo, è noia. Foscolo, la vita è opera di illusioni. Montale, spesso ho incontrato il male di vivere. Cioè queste persone, che almeno secondo ufficialmente non credevano in Dio, guardate che concetti hanno dell'esistenza e della vita. Lo so, è un discorso facile questo, ma è facile, per un certo punto, insomma, a un certo momento, se non c'è un qualcuno, questo infinito di Leopardi che tu pensi, dov'è? Senti che c'è ma non c'è, senti che vorresti che fosse ma non... Insomma, a un certo momento aggrappati a qualcosa, no? E io sono convinto che la fede, insomma, ti fa risolvere questi problemi. Perché se io leggo Dante, se io leggo Petrarca, se io leggo Manzoni, no? Vedo questi grandi poeti, vedo che alla fine, pur avendo sofferto anche loro tantissimo, però alla fine c'è, no, Dante che dice il paradiso, no? No, alla fine, dopo aver passato in mezzo ai disgraziati, dannati, e lo stesso anche Manzoni, ad esempio, no? Un convertito, insomma, no? E insomma, sono tutti poeti che hanno, Petrarca, anche quello, insomma, che hanno avuto questa fede e nonostante si siano arrabbiati, pensate che Dante mette 5 papi all'inferno, non uno, 5 ne mette, no? Con rischio che nella sua Divina Commedia venisse bruciata come eretica, quindi non aveva paura di dire. E se sapeste come chiama la Chiesa Dante, no, non sono bambini, no, la chiama puttana, nel 1300. Speriamo che adesso non sia così, no? Puttaneggiare con i regi fu vista da San Giovanni, pensate voi, no? Come per dire. Eppure un uomo di grande fede, cioè non ha avuto paura di dire le sue idee, come diceva Leopardi, però uomo di fede, prima cosa. Seconda cosa, a Leopardi è mancato l'amore. Che non è solo l'amore, è certo l'amore è verso una persona, non siamo d'accordo, ma l'amore è qualcosa di molto più grande, di molto più ampio, no? Questo metterti al servizio degli altri, questo pensare a chi soffre, pensare a chi sta peggio di te, no? Ma quando sentiamo, io quando sento l'autobulanza, no? Non so, io sento qualcosa, mi disputano di un'Ave Maria, perché dico, quel poveretto che là, non sono io, grazie a Dio, no? Spero non esserci, ma chi è quello? Perché è lì nell'autobulanza? Perché è moribondo, è un padre di famiglia, un bambino, no? Madonna benedetta, aiutalo, no? Mi viene spontaneo, no? Perché? Perché devo pensare a chi soffre. E questo è l'amore, e Leopardi non parla mai di amore, si dice, no, Germano di giovinezza amore nel passero solitario, ma però non ha amato. Perché non ti sei dato da fare? Lì anche la possibilità finanziaria, aiuta la povera, niente da fare, non sentiva, forse perché non l'ha ricevuto da bambino. E allora cosa possiamo dire, no? Se qualcuno vuole fare qualche domanda, concludo dicendo una sola cosa, no? Io ho sempre davanti a me Dante, no? Il quale nell'ultimo verso della Divina Commedia dice che cosa? Fidiamoci di quell'amore che muove il sole e la propria stella. Una riflessione e una domanda, brevissimo. La riflessione è che probabilmente più di 5 papi sono finiti a rifare. A parte che lui è del 1300, no? Sì, non mi state giudicando. Ho detto per dire che aveva coraggio, pur essendo uomo di fede. La seconda domanda, sì. Lei ha fatto l'insegnante tutto il periodo professionale. Sì. Ha insegnato anche le ragazze? Negli ultimi anni. Posso fare una domanda? Prego. In genere, sì. Sempre, non? Sì, sì. È vero che le ragazze prediligono Leopardi
E gli uomini, il tamburo di Giosuè Carducci? Beh, insomma, Giosuè Carducci è una provocazione. Si parla un po' poco, perché neanche non c'è molto tempo, no? Siamo nell'ultimo anno di scuola, quindi si fa i poeti più importanti. Carducci accenna qualcosa, il pianto antico, quando fa la poesia del bambino figlio morto. Beh, sa perché effettivamente è vero quello che dice lei? Perché io sono convinto che le donne sono più sensibili. Io ho avuto, sarebbe bello poter fare una, ho così, raccolta di lettere dei miei alunni. Che mi hanno, io non ho mai scritto una lettera ai miei professori, no? Perché, poi, e avete il coraggio di scrivere lettere ai professori di italiano con il rischio che vi segni qualche no? E scrivo, e vedere queste ragazze cosa scrivono, no? Cioè, non dico una parola grossa, innamoramento, ma nel senso di figlia col padre, ecco, no? Però veramente hanno una sensibilità, no? Il lunedì pensi, no? Arrivi in classe, mi viene una, mi diceva, professore, oggi la vedo triste. Scusa, ha perso l'Udinese. Piove, è lunedì e non facciamo una risata, naturalmente non si ride, no? Però questa ragazzina che ti viene a dire, no? Queste cosette così, quell'altra che dice, lei mi scrive, no? Lei è il padre che io avrei voluto avere, che non ho avuto. Io, tuo padre, professore, che vengo un'ora e che sono anche severo, perché no? Quando, l'ultimo anno sono stati fortunati, bocciati su 15, 5 ne ho bocciati. L'ultimo anno in cui andai in pensione, sai cosa mi ha scritto? È stato pubblicato adesso, messo il cervello. Noi la legheremo alla cattedra con una corda perché lei non vada via. Ma vi ho bocciato, non è possibile. No, lei deve rimanere qua. Sa, e questo soprattutto le ragazze. Per farti soffrire di più. Per farti soffrire. Sì, perché, no? Cioè la sensibilità, no? Sa, chiamare questi ragazzi con il loro nome. Ogni classe dice, voi siete i miei gioielli, voi siete. No, il mio cuore scripigna. Cosa vuol dire scripigna? Ma io ti fa fulano, cioè, no? Cioè, piccole cose. E allora ecco che. Per cui anche Leopardi, che io devo insegnare, anche se qualche volta pensavo, mamma mia, cosa vado a dire a questi ragazzi. Però alla fine, sempre con quella forma serena, no? Dai, cerchiamo di andare avanti, no? Perché ma... oltre a Leopardi c'è anche qualcuno di altro. Prego. Che relazione c'era, a parte che si sta poco a... con Ranieri? Sì, Ranieri è l'ultimo amico, sì, no? Non... l'amico sembra... napoletano. Sembrava che fosse... Non so, perché adesso non andiamo... Lui, il periodo napoletano, è stato un bel periodo, sì, sì. Però scrive anche lui una poesia a se stesso terribile, perché ha avuto questa delusione. Perché lui ha scritto una bella lettera alla sua cosa. Sì, però ha avuto una grande delusione amorosa con questa Fanny, no? Che era stata una donna molto bella, molto... ma insomma non si sa bene come sia la situazione. Quindi lui era amico di questo Ranieri, dopo che rapporto fosse con lui, non so, sì, si dice, anche perché non c'erano per le cose personali, non c'erano, non si capiva, no, certamente però lui aveva un'attrazione verso, sì, però, sì, non sì, era sì, capace di fare l'ultimo saltino che si fa, no? C'è Mustato, c'è Biele che tu sei, non so come si dice, insomma, no? E come fanno tutti i morosi, insomma, no? Perché con Silvia si vede, con, insomma, c'è, ecco, anche con questa Fanny. È solo che non è uscito. Quanti anni è stato lì a Napoli? È stato 10, 8, dal 30 al 39. Sì, sì. E la poesia che è lunghissima, la Ginestra, si scaglia contro, anche qui, contro la natura, contro la Chiesa, proprio lui diventa veramente arrabbiatissimo. Sì, purtroppo, sapete, era così, perché quei tempi, uguale così, uguale quella, insomma, dobbiamo capire che essere cristiani vuol dire essere felici e liberi. Io mi sento libero, perché faccio quello che voglio, però rispettando gli altri, rispettando la natura e rispettando me stesso. Le tre R, a mio nipote ogni volta che entra in casa, di quali sono le tre R? No, no, rispetto gli altri, rispetto la natura, rispetto te stesso. Tieni a mente, quando io sarò... tu dovrai ripetere, perché tu sei una persona libera, quindi diciamo, la fede ci fa liberi, no? Ci fa pensare avanti, non è vero, almeno per me. E quindi, però sempre in questo rispetto, no? Il grande rispetto degli altri, no? Quando buttano la cicca, no? Io dico, scusi signore, è caduto qualcosa?
Una cica. E dove devo metterla? Vabbè, questo è un problema suo, non io che non fumo. Quindi no, poi si rischia che qualcuno magari si arrabbi. Però insomma rispetta, perché sai che la cicca occorrono secoli perché si consumi, non devi buttarla per terra. No? E così tutto il resto, no? È per la strada, come si va, ecco. Però questo mi fa ancora più felice, no? Perché dico, dopo si cade anche noi negli errori, nessuno è perfetto, però perlomeno abbiamo questa idea, le tre R, rispettare gli altri, rispettare la natura, no? Sappiamo quello che succede, no? E rispettare anche noi stessi, no? Quindi comportarci bene, vivere bene, camminare molto, tutti dicono, non mi devi camminare, è più bello di camminare, bicicletta è pericolosa, andiamo a piedi, per non arrivare fino in fondo, perché più stiamo bene, più la testa funziona e meno peggiamo lo stato andando a prendere medicine. Certo. A Comuzzi l'ho detto più di volta, con me tu vai a finire che chiudi, vieni a prendere qualcosetta, sì sì, però per adesso, però grazie a Dio, 83 ma sono salvi. Sì. Si sa poi che diciamo se il genitore, il padre leggeva, cioè come veniva a volte perché io ho visto il film anche però a fronte del fatto che appunto il padre, come ho detto lei, era reazionario e lui aveva iniziato a frequentare questi personaggi più erano in antagonismo. Sì. Se ha letto il padre qualcosa di lui lo ha letto però disprezzando il figlio, ecco. No, perché comunque gli davano i mezzi per certo i mezzi li aveva sia dal padre che da queste pubblicazioni che faceva, perché ha fatto lo Zibaldone, ha fatto l'operetta morale, tantissime cose, no? Però col padre c'era questo attrito, perché il padre è rimasto chiuso, no? Le sue idee, persona molto intelligente, però chiusa, no? Idee un po' paparine, come si direbbe adesso, un po' bigotte, criticali, la madre apriti cielo e Giacomo che... Non mi sembra che sia così però, perché da quello, almeno da quello che si legge, si è letto, sembra che il padre sia stato in via fallimentare, abbia preso in mano le redini la madre di tutto la barada, perché stava andando in fallimento. Sì, però non è andato in fallimento adesso. No, ha preso in mano la madre e anche ha plasato, diciamo, un po' tutto quanto. La madre era una donna di grande potere, di grande forza, no? Che poi se è successo qualcosa andava a finanziare, però le affari non si lamenta mai a livello finanziario, perché è stato sempre bene, insomma. Se non ricchissimo, però i suoi viaggi li ha fatti, insomma, non è che avesse il problema suo era quest'ansia, questa... Depressione, la chiamiamo oggi noi. Depressione. Ecco, ma vede, ma mentre all'inizio era una depressione personale, poi la sua depressione è stata totale, no? Filosofica. Per cui non c'è speranza, no? Non c'è speranza. Perché se uno è personale dice che io mi tiro su. Ma quando è totale non c'è speranza, no? La natura c'è veramente... Per cui non bisogna nascere, no? Io mi meraviglio che non si sia ucciso. Perché probabilmente non si sa, o non aveva il coraggio, non aveva la forza, oppure perché alla fine poi lui dice, beh, alla fine uniamoci, lottiamo tutti assieme contro la natura, freghiamola, perché più siamo uniti e più lei rimane male, perché lei vorrebbe tutti che fossimo, no, invece avanti. Uno vero Trump, insomma. Proprio in modo noi lo ammiriamo come poeta, no? Perché veramente sua poesia, io avrò letto mille volte Silvia, ma ogni volta che la leggo, non so, mi commuovo. Quando l'elementare ce le facevano imparare a memoria, questa senza ragazzina, capire, no? Senza capire. Voleva un insegnante così. Esatto. Io ho una passione, no? Se c'è troppa passione, anche si riesce un po', no? Perché si dicono anche cose, no? Però alla fine, insomma, bisogna avere passione, come tutte le cose, no? Io vivo, sono vissuto a scuola, un certo insegnante non è pure laureato, no? E da quella volta i miei primi alunni hanno 70 anni, dei Marignani, no? Quei primi, no? Un giorno mi sono, ma scusi, lei chi è? Sono suo. Ma mia, c'è meglio che tu sei. Non glielo dico, no? Certi, no? Che no. Eppure, insomma, per dire, la mia vita è la scuola, no? Sempre stato a scuola, vissuto a scuola. Ho avuto anche un alunno che purtroppo è impazzito, ha ammazzato la madre, no? Ed è adesso ricoverato e lui ogni Natale
e Pasqua vuole che vada a trovarlo, no? 54 anni, è ancora fuori, no? Con la testa, no? E però mi telefona, no? Vieni, quando vieni da Vertusa, ma siamo amici, no? Sì, e d'altra parte cosa devo fare? Insomma, è un poveretto che ha avuto un momento di pazzia, e così è successo 25 anni fa, così, per dire insomma alla fine sia questo o quello, insomma, però se ti chiamo vuol dire che insomma nonostante qualcosa è seminato, casca se di furto, però insomma, perché ormai non guariscono più. Così io avrei finito, non so se c'è qualche altra domanda. Grazie.